Carissimi, centrato sul mistero della passione è il Venerdì Santo, giorno di digiuno e di penitenza, tutto orientato alla contemplazione di Cristo sulla croce. Nelle chiese viene proclamato il racconto della passione e risuonano le parole del profeta Zaccaria: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E il Venerdì Santo anche noi vogliamo realmente rivolgere lo sguardo al cuore trafitto del Redentore. La lettura della Passione, secondo l'Evangelista Giovanni, presenta la morte di Gesù in croce come l'intronizzazione del Re. Lì si rivela la gloria del Figlio di Dio. E la croce rivela l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità di un amore che sorpassa ogni misura, ogni logica, e ci ricolma di tutta la pienezza di Dio. Nel mistero del crocefisso si compie quella volontà di Dio nella quale egli si dona totalmente per rialzare l'uomo e salvarlo. Un amore questo nella sua forma più radicale. La croce di Cristo, scrive il Papa San Leone Magno, è sorgente di tutte le benedizioni e causa di tutte le grazie. Quella di oggi è di fatto una celebrazione della parola che tende al compimento nella celebrazione dell'Eucaristia della veglia pasquale. Questa attesa, come dicevamo, è ben significata dal profondo e suggestivo silenzio nel quale l'assemblea si scioglie. Oggi la passione del Signore continua in tutti quelli che soffrono. Preghiamo perché soffrendo come il Signore e con il Signore possiamo risorgere insieme a Lui. Di fronte alla croce, la Chiesa comprende la sua vita alla luce di colui che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito.